il film 2001 Odissea nello spazio di Kubrick ha lasciato aperti moltissimi interrogativi e questo non è un male. Io sono abbastanza d'accordo con Kubrick che in realtà l'interpretazione di quel film dovesse restare sospesa, dovesse restare in qualche modo misteriosa, perché questo apre per l'inconscio di ciascuno di noi infinite possibilità, molto di più che non se fosse stato spiegato, ma in realtà poi in un'intervista che è rimasta, come dire, forse meno nota, Kubrick racconta qualcosa alla fine poi di tutto un iter suo di questo film che forse illumina il significato che almeno lui gli voleva dare, ma in ogni caso io non potevo rinunciare a fare dei passaggi ulteriori, quindi in un certo senso noi utilizzeremo Odissea nello spazio con tutte le sue suggestioni, con tutte le immagini anche potentissime, archetipiche che porta per fare appunto un altro tipo di viaggio. E infatti non a caso abbiamo aggiunto quel termine che è lo spazio interiore, che è il fulcro di tutto quanto, perché appunto noi sempre di più sappiamo che quello che c'è fuori in qualche modo è uno specchio di quello che c'è dentro, e quello che noi possiamo fare davvero è entrare dentro per poi poter uscire fuori. E in fondo quello che è successo in questi ultimi 2 anni circa, seppure nella durezza, nella degenerazione dell'umanità a cui noi assistiamo quotidianamente, o offre una serie di opportunità, tra cui anche quella di rientrare dentro, e questo sarà uno dei temi del nostro pomeriggio. Quindi partiamo da Kubrick, partiamo dalle corrispondenze, dalle suggestioni potentissime di quelle immagini, di quella trama, giochiamo tra le suggestioni, ma in realtà andiamo oltre, andiamo dentro e facciamo un viaggio, mi auguro, profondo, appunto, nello spazio interiore.